solo uno dei cluster in ambito sanitario che ci sono stati finora, e non solo quindi nell'azienda ospedaliera di Perugia, ma anche a Terni, con piccole situazioni anche in altri ospedali. Lo ha detto il direttore regionale alla salute Claudio Dario a proposito dei 6 operatori sanitari positivi al Covid registrati nel reparto perugino di malattie infettive. Non è quindi l'unico cluster, ma quello con caratteristiche più evidenti, ha commentato Dario, ricordando che in generale ci sono stati 985 contagiati tra il personale in tutti gli ospedali, con 831 guariti. Dario ha evidenziato anche un leggero incremento in queste ultime 2 settimane, siamo nell'ordine di un modesto 5-6%, e in valore assoluto intorno a una 60 di positivi in più. La curva epidemica in Umbria ha ripreso a crescere dopo 2-3 settimane dall'aumento degli spostamenti nel periodo prenatalizio, spostamenti tracciati da Google per l'intera regione e che mostrano complessivamente un discreto movimento della popolazione verso luoghi di tempo libero, soprattutto nel periodo prenatalizio e poi residenziale nei giorni di festa. A evidenziarlo sono stati il professor Fabrizio Stracci, la dottoressa Carla Bietta e il dottor Mauro Cristofori del Nucleo Epidemiologico Regionale, durante il consueto briefing settimanale sull'andamento dell'emergenza sanitaria. Monitorando la curva, i rappresentanti del nucleo rilevano l'inizio dell'aumento dei casi di positività a distanza di 14 giorni dal momento degli allentamenti delle misure restrittive prima delle festività natalizie, coincidente con la data dell'8 dicembre, quando le persone hanno allentato mentalmente, ha commentato Cristofori. Con 210 positivi su 2.953 tamponi si conferma in Umbria la tendenza all'aumento dei casi di positività al Covid-19, pur se non in maniera esponenziale. A sottolinearlo è stato il nucleo epidemiologico regionale durante la videoconferenza stampa di aggiornamento settimanale sullo scenario legato all'emergenza sanitaria, con l'annuncio anche dei nuovi dati giornalieri. Si conferma, è stato ribadito, anche la tendenza del numero dei guariti ancora inferiore a quello dei positivi, con un saldo di più 19. 2 decessi come 2 sono anche nuovi ricoveri, con il mantenimento invece dei posti in terapia intensiva, 51, vista l'oscillazione forte del numero dei casi giornalieri dovuto alle festività e alla diversa numerosità dei tamponi eseguiti. L'Umbria ha un RT calcolato su 2 settimane, 27 dicembre e 10 gennaio, di 1,34. L'Istituto Superiore della Sanità ha un indice che ci dà oggi a 1,29 e quindi, nonostante le modalità di calcolo non siano uguali, è stato sottolineato, possiamo dire che siamo lì con un RT che è sopra 1,30. Prendendo invece ad esame gli ultimi 14 giorni, come ha evidenziato sempre il nucleo epidemiologico, il valore del RT si abbassa a 0,87, oscillazioni dovute ai numeri di casi che, benché aumentati, non sono enormi e alle modalità dei tamponi durante le festività. Carceri sovraffollate, un problema storico in Italia, che il coronavirus ha reso ancora più drammatico, un problema che rischia di diventare una tragedia, essendo ormai necessario chiedere alle autorità di prendere le misure necessarie per evitare tragedie future. In questo scenario ecco il nuovo progetto Io Riesco, promosso dalla Regione Umbria attraverso uno specifico finanziamento di 140.000 euro da parte di Cassa delle Ammende, gestito da Frontiera Lavoro. L'intervento progettuale ha l'obiettivo di dare una risposta certo non risolutiva, ma concreta e nel contempo di grande valore simbolico al problema del sovraffollamento in questa stagione di emergenza sanitaria. Ebbene, 30 persone recluse nei 4 istituti di pena presenti nel territorio regionale potranno scontare il resto della detenzione in una struttura ricettiva di Perugia. Dopo la tempestiva attivazione del cantiere, è terminata la prima fase dei lavori in via Gian Di Martalo di Vitalone a Terni. Lo scorso 6 gennaio, infatti, nella zona adiacente il parcheggio dell'ospedale Santa Maria c'era stato lo smottamento del terreno a causa del violento maltempo che si era abbattuto su Colle Obito. I lavori sono avanzati secondo le procedure tecniche dovute, durante i quali è stata rimossa la terra che aveva invaso la carreggiata. Intervento condotto dai tecnici dell'azienda ospedaliera Santa Maria in collaborazione con il comune di Terni e portati avanti dall'impresa Forti Costruzioni, i cui uomini sono stati impegnati in questi giorni nonostante le avverse condizioni climatiche. Nei prossimi giorni intanto si procederà ad individuare l'intervento migliore. Per ora la carreggiata è stata ridotta ad una sola corsia di marcia per permettere ai tecnici le analisi del terreno. Un gruppo nato su Telegram e una pagina Facebook per aiutare ristoratori e baristi a riaprire la loro attività andando contro tutte le restrizioni. Da venerdì 15 gennaio 2021 i ristoratori di tutta Italia apriranno a pranzo e a cena indipendentemente dalle restrizioni del governo Conte. Sotto l'egida Io Apro 1501 ci sono proprietari di ristoranti, bar, pub e pizzerie che promettono di alzare le saracinesche in tutto lo stivale. Lo fanno alla faccia della famosa multa di 400 euro con annesso rischio di chiusura forzata del locale per almeno 5 giorni.
Noi apriamo per la sopravvivenza, è la prima motivazione, la più valida di tutti, dicono gli organizzatori. E in secondo luogo le chiusure non hanno risolto il problema sanitario. Non siamo noi la categoria che ha danneggiato a livello sanitario il paese, siamo però quelli che hanno subito i maggiori danni. A livello economico, a livello personale, siamo in uno stato di necessità, per questo apriamo una volta per tutte. Ma nella regione Umbria non tutti sono d'accordo. Il nostro comparto ha subito danni incalcolabili, ma questo non ci autorizza comportamenti fuori legge, esponendo a sanzioni penali anche i nostri clienti. Romano Cardinali, a capo della FIPE Umbria Confcommercio, è abituato alle proteste, ma le ha sempre condotte nel solco delle regole. Si tratta di una mobilitazione inutile, oltre che illegale. A mio avviso, dice, non sortirà alcun effetto. Mi spiegate a cosa serve? Solo a prendere una multa sonora che vada ad aggiungersi alle spese da pagare. Intanto il Movimento Italia Libera, con il popolo delle partite IVA e il popolo del lavoro, si unisce anche nella provincia di Perugia alla protesta Io Apro. Venerdì 15 gennaio le palestre Gym 5 dell'Umbria saranno aperte dalle 6 del mattino. L'annuncio, che ha il sapore di una provocazione, su Facebook. Siamo ben consapevoli, dicono, di quello che facciamo e ce ne assumiamo tutta la responsabilità. Apriamo per i nostri tesserati, le palestre e l'attività fisica in generale rappresentano una delle soluzioni al coronavirus e non la sua causa. Fino a quando le palestre erano aperte, si legge nel post su Facebook, a fronte di un aumento esponenziale dei contagi nel mondo esterno, nelle strutture fitness erano sostanzialmente inesistenti. Apriamo per il futuro della nostra azienda e dei nostri collaboratori. Con un ulteriore rinvio e con una apertura chissà quando, i numeri non quadrerebbero più. I cosiddetti ristori rappresentano una goccia nell'oceano rispetto al fabbisogno di un'organizzazione importante come la nostra. Non vogliamo assistenzialismo, ma desideriamo poter fare ciò che ci riesce meglio, lavorare. Gym 5 conta 12 centri tra Emilia Romagna, Umbria e Toscana. A Modena Est i centri sono già aperti. In tutte le altre sedi, per venerdì alle 6, non stop fino alle 22. In Umbria Gym 5 è a Perugia, Sette Valli, San Sisto e Lerae a Foligno. Noi abbiamo intervistato il responsabile del marketing, Federico Milieni. Salve. Benvenuto a Federico Milieni, che è il responsabile marketing della palestra Gym 5, del circuito delle palestre Gym 5. Non a caso abbiamo messo uno sfondo che sa di palestra, no? Oramai siamo tutti degli ipocinetici, però domani voi farete parte di quella schiera di disobbedienti civili. Che cosa farete? Ciao Marcello, anzitutto grazie dello spazio che ci concedi e mi fa piacere vederti, seppur virtualmente, all'interno di una palestra. Palestra! Assolutamente. Hai detto bene, hai detto benissimo. Noi facciamo parte di quei disobbedienti, ma soprattutto civili. Abbiamo già iniziato lunedì 11, in quel di Modena Est. Avete già riaperto? Abbiamo fatto il nostro gesto dimostrativo, il nostro atto dimostrativo a Modena Est, per poi proseguire con tutte le altre palestre, le 12 palestre di Gym 5, venerdì, quindi domani, in quelle che sono le nostre palestre, quindi Toscana, Modena e Emilia, ma soprattutto dalle vostre parti, in Umbria. In Umbria quante ne avete? In Umbria abbiamo tre sedi, cioè abbiamo una a Perugia, Sette Valli, poi l'ultima arrivata a Ellera, Corciano, e poi con la storica di Corino. Oh, non c'è il rischio? No. Perché? Se usiamo la testa non c'è assolutamente rischio. Non c'è rischio perché prima di tutto non c'è alcuna evidenza scientifica di focolai o di casi di Covid in palestra. Primo discorso. Anzi, è l'esatto contrario. Fare attività fisica aumenta le difese immunitarie e quindi si tiene più lontani possibili il Covid. Ho visto scene, scusa Marcello, di assembramenti in centri commerciali, persone sugli autobus, non più tardi ieri il nostro premier con tanti giornalisti. Insieme ai giornalisti, sì. Quindi pericolo. Se usiamo la testa, no, assolutamente. Però c'è un dispositivo che impone, DPCM, che impone questo, e ci sarà maggiore attenzione da parte delle forze dell'ordine e ci saranno sanzioni o no? Assolutamente. Il caso pilota è stato quello di lunedì, quello a Modena Est. Sono arrivate le forze dell'ordine, sono arrivati 12 appartenenti alle forze dell'ordine. È stata comminata una sanzione pecuniaria alla società, una semplicissima multa, ma non è stata risposta alcuna chiusura. Quindi le sanzioni siamo pronti a contestarle, abbiamo un pool di avvocati alle spalle, che ha tutte delle basi, delle fondamenta, si parla di
anticostituzionalità e legittimità del DPCM è un argomento su cui non voglio nemmeno entrare, perché noi siamo esperti di fitness, noi certo. Ci piace fare attività fisica, muovere il corpo, non muovere la lingua, quindi queste cose le lasciamo agli avvocati, però ovviamente qualora ci fossero delle multe siamo pronti a contestare. Ma che cosa stavate facendo in quel momento quando è arrivato il controllo? Cioè, gli atleti erano in palestra, le persone si stavano allenando? Assolutamente sì, facevamo la cosa che ci riesce meglio, stavamo lavorando semplicemente, abbiamo alzato la mano, abbiamo detto la Costituzione com'è, la Repubblica Italiana, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, qualcosa del genere, qualche reminiscenza dalle scuole, e volevamo solamente far rispettare quelli che sono i nostri diritti, noi stavamo lavorando. C'erano dei tesserati all'interno della palestra, assolutamente sì, abbiamo ricevuto il sostegno di tantissimi nostri tesserati, ma la cosa più bella è stato l'affetto di tutte le persone che fino a ieri non c'entravano niente col mondo del fitness e che sono venuti a trovarci e darci il loro sostegno. Però Federico ha detto giusto. Sì. C'è un fatto, le palestre Gym 5 sono aperte H24, come la mettete con il coprifuoco? Assolutamente, abbiamo adottato tutte le misure necessarie. Cioè uno dorme in palestra, cambia... No, ci arriviamo. Tutte le misure necessarie, parto tutti i dispositivi di sanificazione, tutti i vari macchinari che possono o non possono essere utilizzati e la chiusura ovviamente alle 22. Quindi alle 22 la palestra ovviamente chiuderà. Inviteremo quindi tutti i nostri tesserati già dalle 22.30 alle 22.45, a seconda da quanto vista la loro abitazione, di salutarci e di rivederci il giorno successivo. Assolutamente non c'era alcuna apertura H24 o chiusura dopo quello che sono le 22. Le forze dell'ordine che sono venute erano polizia, carabinieri, finanza, cos'era? Polizia, Digos e polizia locale. Addirittura. Insomma, una cosa impegnativa, sembrava un attacco. Senta. Stavo lavorando, immagino. Cosa è accaduto a chi era lì? Cioè qualcuno è stato sanzionato, multato? No, non è stato sanzionato nessuno. Sono stati identificati alcune persone, alcuni tesserati, che come dicevo prima stavano semplicemente facendo della sana attività fisica nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, ma non, al di là dell'identificazione non c'è stata alcuna multa. L'unica multa che c'è stata è stata alla società sportiva, perché ha disatteso quello che era il DPCM. I vostri clienti in quel momento, Emiliani, erano tutti di Modena o anche di altri comuni? Bella domanda, non so identificare persona per persona da dove venivano. Sicuramente ci sono stati tantissimi modenesi, potrebbe anche darsi che sono venuti a trovarci delle persone anche da altri comuni limitrofi. Beh, lei sa che lo spostamento fra comuni in certi momenti è impedito, no? Questo lo sa. Domani di voi, voglio dire dei dirigenti, marketing, i proprietari, eccetera, chi ci sarà nelle palestre? Perché lasciate soli i vostri tecnici, che sono in realtà dei dottori di scienze motorie e poco hanno a che vedere con controlli e quant'altro, oppure ci sarete voi? Ci siamo noi. Quando si combatte al fronte, i generali sono in prima linea, sono ad assistere, a coadiuvare tutti i propri collaboratori, quindi siamo noi. Personalmente io sarò in una delle palestre modenesi, poi i vari responsabili, amministratori e vari rappresentanti saranno a fianco dei nostri ragazzi per fare la cosa più semplice del mondo. La ribadisco per l'ennesima volta, anche se sembra una banalità, ma a lavorare. Questo vale per tutti, ma a Perugia, che ci sarà Foligno, a Elera di Corciano, cioè chi verrà di voi? Ma i nomi e cognomi non li faccio, invito chi vuol sapere le persone che verranno di recarsi personalmente, saranno comunque dei vertici aziendali che verranno direttamente, che sapranno quindi cosa rispondere ad un eventuale controllo. Certamente, noi alle spalle abbiamo un pool di avvocati che ci ha istruito per filo e per segno su quello che dobbiamo dire alle forze dell'ordine. Apro una parentesi, noi siamo quelle forze dell'ordine, ok? Perché ho letto anche messaggi, commenti, rivoluzione, niente. Noi siamo per lavorare, siamo a fianco delle forze dell'ordine che rispettiamo. Sono dei lavoratori come noi, sono dei padri di famiglia, molti appartenenti alle forze dell'ordine, sono nostri tesserati, quindi certo. Assolutamente, noi siamo con loro e loro sono con noi.
Un'ultima domanda che le faccio, o meglio domanda, una considerazione. Nel periodo del lockdown, quando comunque le palestre erano aperte, anche se in un clima di restrizioni, la vostra, come tanti altri centri sportivi, avevano adottato delle norme severissime. Cioè, io ricordo di aver visto, a parte dispositivi, quelli soliti che uno porta, ma bisognava pulire il luogo dove uno si era allenato e gli attrezzi, macchine, manubri o bilancieri o qualsiasi altro oggetto si era utilizzato, e poi si stava a distanza perché non permettevate l'ingresso a più di un certo numero di persone, che appunto per il momento è un metro. Se poi si farà, come dicono in Inghilterra, 3 metri, sarà un altro discorso. Ecco, questo sarà è quello che avete già fatto e avete anche speso per farlo. Quindi vi attrezzate sempre alla stessa maniera in questo senso, o, viva Dio, avete pensato qualche cosa in più? Non so che cosa si può pensare. Assolutamente, abbiamo pensato molto di più, perché noi rispetteremo tutte le misure di sicurezza e più delle misure di sicurezza. Ci sono un massimo numero di ingressi in base alla grandezza del centro, c'è l'obbligo di sanificarsi le mani all'entrata e all'uscita della palestra, c'è l'obbligo di igienizzare ogni attrezzo prima e dopo l'utilizzo. Cioè, insomma, c'è parecchia roba, quindi siamo per aprire, ma per farlo in sicurezza. Questo è tassativo, e vigileremo affinché i nostri tesserati, che sono tutti educati e ligi al loro dovere, facciano questo. Beh, in quanto atleti, insomma, comunque sia chi pratica sport si sta attento. Quindi a Modena non è successo nulla, multe, nel senso nulla è successo perché siete stati sanzionati, ma in realtà poi voi continuate ad allenarvi. Certo, multa, perché è stata una sola alla società, e noi da domani siamo operativi in tutta Italia. Da quant'è la multa? La multa è la classica multa, un po' come quando uno passa col semaforo rosso, sono 400, se viene pagata entro 5 giorni, cioè il famoso sconto, si arriva a 280, mi pare, qualcosa del genere. Della serie, al di là di quello che si dice e quello che si fa, insomma, un imprenditore pensa anzi anche a quello che è la spesa della multa e a quella che è l'impresa di poter riaprire. Ecco, verremo a vedere, perché come... Non vediamo l'ora, vi aspettiamo. Come ogni bravo giornalista verrà a ficcare il naso in questo luogo. E allora grazie per ora e ci vediamo, non so se lei, visto che resta a Modena, insomma, comunque saremo in giro per le vostre palestre. Vabbè. Grazie Marcello e buon proseguimento. Arrivederci. Il comune di Umbertide, con un punteggio pari a 113,7, si classifica al secondo posto del primo ecosistema urbano regionale redatto da Legambiente Umbria. Come spiega Legambiente Umbria, l'insieme dei 18 indicatori selezionati per il report copre 6 principali componenti ambientali presenti in una città: aria, acqua, rifiuti, mobilità, suolo e territorio, energia. Il tutto per valutare tanto i fattori di pressione e la qualità delle componenti ambientali, quanto la capacità di risposta e di gestione ambientale. Il lavoro redatto su scala regionale utilizza parte degli indicatori presenti anche nel rapporto nazionale, che ogni anno viene stilato da Legambiente in collaborazione con il Sole 24 Ore e Ambiente Italia, riguardante i 104 capoluoghi di provincia a livello nazionale. Gli indicatori sono stati rilevati su scala locale e altri sono stati raccolti e resi disponibili da altri soggetti istituzionali e di ricerca. Il rapporto restituisce così un quadro della situazione ambientale dei comuni della regione Umbria con una popolazione maggiore di 15.000 abitanti. Quello uscito dal primo ecosistema urbano regionale da parte di Legambiente, affermano il sindaco Luca Carizza e l'assessore all'ambiente Francesco Cenciarini, è un risultato che ci riempie di orgoglio. Il report pubblicato oggi è uno stimolo a migliorare sempre di più, guardando con fiducia gli appuntamenti che ci attendono nel futuro, riguardanti le tematiche ambientali e la sostenibilità. Ogni volta che il Papa parla dall'interno del Vaticano, dietro la sua figura campeggia una bellissima opera d'arte che è un po' un orgoglio di Perugia e dell'Umbria intera. Si tratta della Resurrezione, opera del Perugino, fatta per i frati di San Francesco al Prato, dove appunto questa tela era stata esposta. Un paleografo perugino, Alberto Maria Sartori, ha trovato anche il documento che indica come il committente fosse esattamente
un grosso mercante orvietano e questo fatto rende ancora di più significativa quest'opera, appunto perché Giovanni di Bernardino di Orvieto operava a Perugia nell'arte della mercanzia ed era particolarmente ricco, quindi sia l'opera, sia il committente, sia la destinazione era squisitamente umbra. Purtroppo questa tela venne portata via dal sito nel quale si trovava appunto San Francesco al Prato, il Pantheon dei Perugini, dalle truppe napoleoniche durante la campagna d'Italia. Dopo il congresso di Vienna venne restituita all'Italia, ma fu data allo Stato Pontificio di cui l'Umbria all'epoca faceva parte e è rimasta a Roma nella Pinacoteca Vaticana. Resta il fatto che quest'opera è bellissima, risale al 1499, è uno dei capolavori di Piero Vannucci, detto il Perugino, anzi Perugino come soprannome lo ebbe formalmente perché nel 1485 gli venne data la cittadinanza onoraria dalla città di Perugia, lui che era nato in un castro a Città della Pieve, quella che oggi si chiama Città della Pieve, e che faceva parte comunque del territorio del libero comune di Perugia. Ci rimane la soddisfazione di sapere che questa bellissima opera d'arte ogni volta viene vista da milioni e milioni di spettatori in tutto il mondo. Prosegue la marcia di avvicinamento alla gara interna di domenica prossima contro la Feralpi Salò, ultima fatica dei biancorossi nel girone di andata. L'infortunio di Melchiorri, per cui si ipotizza uno stop in gare ufficiali di almeno 30 giorni, preoccupa l'ambiente Perugia Calcio. Nonostante l'arrivo di Vano e lo stato di grazia di Minesso, si teme che l'assenza del Cigno di Treia possa farsi sentire non poco in avanti. Giannitti starebbe considerando seriamente l'ipotesi di reperire sul mercato quell'attaccante che solo una settimana fa, con l'arrivo di Vano e con Biasci che si era accasato al Padova, non sembrava poi così necessario. Sempre sul fronte mercato, la Ciperugia Calcio ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al termine dell'attuale stagione calcistica, il giocatore Alessandro Tozzuolo alla società Aquila Montevarchi, squadra che milita nella Lega Nazionale Dilettanti Girone E. Tozzuolo, perugino DOC, classe 2002, difensore centrale di 1,86 m, conta due apparizioni nella prima squadra del Perugia, entrambe in Coppa Italia, rispettivamente contro Brescia e Ascoli. Il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, impazza sui social. Questa volta non c'entrano le polemiche per lo stadio. La curiosità è quella di vederlo su Instagram per la prima volta indossare la maglia delle Fere. La circostanza è un allenamento antistress con un sacco di box. Buonasera a tutti. Allora, oggi mi alleno, così cercheremo di fare qualcosa di buono. Ed è una delle poche volte che indosso questa maglietta. Quindi volevo farvela vedere, dato che oggi è una faccia da disperato e anche la maglietta da disperato. Quello dietro, questo qua che si vede, è il mio amico di stasera. Con lui mi sfogo un attimo, poi andiamo avanti, insomma, di là, vabbè, però. Non importa, buona serata a tutti. Solo ieri avevamo parlato del ritorno dell'attaccante Mari Lungo dall'esperienza del prestito al Monopoli e ci si chiedeva cosa avesse intenzione di fare la società rossoverde. Bene, nel giro di poche ore la soluzione. Guido Mari Lungo, sfruttando la deroga per scendere in campo in gare ufficiali con tre squadre diverse nella stessa stagione, è stato girato in prestito alla Carrarese fino al termine della stagione, sempre in Serie C, ma nel girone A. In casa Gubbio si sta vivendo un momento positivo. Anche il centrocampista Shadi Ukadda, classe 99, lo fa notare nell'intervista rilasciata ieri alla stampa, nella quale gasa l'ambiente e parla apertamente di giocarsi la promozione ai playoff. Sono molto molto contento
di fare bene qui a Gubbio. E adesso c'è una partita molto importante sabato contro il Fano, che ci teniamo molto per chiudere alla grande questo girone d'andata e iniziare al meglio quello di ritorno, dove non dobbiamo sbagliare mezza partita. Noi stiamo, tra virgolette, camminando, però anche sotto stanno camminando, quindi dobbiamo stare molto allerta su sto fatto qui. Io sinceramente non guardo né davanti né dietro, guardo noi come squadra Gubbio e facendo così ci toglieremo delle grandissime soddisfazioni. Sono sempre stato dell'idea, dal primo giorno che mi sono ritrovato qui a Gubbio, che siamo una squadra da playoff, siamo una squadra che può lottare per ambizioni molto importanti. La classifica secondo me è ancora molto bugiarda perché all'inizio abbiamo sbagliato un po' troppo. E con le partite che abbiamo sbagliato, diciamo, potevamo essere molto, ma molto più avanti di ora, però c'è tempo, non vediamo l'ora di ricominciare questo girone di ritorno alla grande per recuperare i punti persi. Salve amici del Centro Meteo Italiano. Aria più fredda verso l'Italia con instabilità in aumento. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per venerdì 15 gennaio. Molte nuvole al mattino con deboli fenomeni lungo le coste tirreniche dalla Liguria alla Calabria. Tempo instabile con piogge sparse anche sulle isole maggiori. Al pomeriggio piogge ed acquazzoni sparsi nel medio e basso versante tirrenico e sulle isole maggiori con neve oltre i 1000-1200 metri. In serata e in nottata, instabilità in aumento su medio Adriatico e sud, con fenomeni sparsi e neve fino ai 200-400 metri sull'Appennino centro-meridionale. Ampie schiarite al nord. Temperature minime stazionarie o in lieve calo e massime in netta diminuzione su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli potete seguire le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Umbria Più, la tua regione sul canale 15.